tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial di come realizzare sculture con i palloncini. Oggi andremo a realizzare la scultura di un bimbo, che come altre figure se ne possono realizzare vari modelli. Oggi ne faremo un paio di modelli e poi voi vi scegliete quello che vi piace di più. Andiamo ad iniziare. Per realizzare il primo bimbo occorre un palloncino lungo celeste e un palloncino bianco tondo. Rompiamo il palloncino celeste e lasciamo 6 dita di palloncino sgonfio. Facciamo il nodo. Ok, adesso dobbiamo fare una bolla di 2 dita e la dobbiamo legare. Quindi giriamo il palloncino in questa maniera, giriamo e leghiamo ed entriamo il nodo nell'asola che si crea. Ok. Adesso dobbiamo fare una bolla di 6 dita. 2, 6, schiacciamo e giriamo. E poi dobbiamo fare due torsioni ad orecchia. Quindi facciamo una pallina di circa 2 dita, accostiamo il palloncino in questa maniera, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Ancora una bolla di 2 dita, accostiamo il palloncino, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Ok, adesso massaggiamo un po' il palloncino per portare l'aria avanti e facciamo una bolla di 8 dita. Schiacciamo e giriamo. Adesso dobbiamo fare due palline di 2 dita, quindi pallina 1 e tenendo il palloncino in questa maniera facciamo l'altra pallina. Adesso dobbiamo fare una bolla di 8 dita, quindi accostiamo il palloncino sulla bolla che abbiamo fatto precedentemente di 8 dita, prendiamo la misura, giriamo e poi giriamo tutto per legare in questa maniera. Adesso dobbiamo fare una bolla di 6 dita, 4, 2, 6, e poi una torsione ad orecchia. Ok, leviamo il palloncino in eccesso. Facciamo un nodo. Entriamo sempre il laccio nell'asola che si è creata. Ok, e come possiamo vedere, abbiamo realizzato il corpo del nostro bimbo. Adesso dobbiamo fare la testa, quindi gonfiamo un palloncino bianco tondo e lo dimensioniamo al corpo del bimbo. Penso un altro po'. Penso che così vada bene. Quindi lo dobbiamo fare che copra le 5 dita della mano. Facciamo un nodo e leghiamo il laccio del palloncino tondo nella torsione ad orecchia, quindi appoggiandolo in questa maniera e girando sulla torsione ad orecchia. Ok. Sistemiamo il nostro bimbo. Adesso dobbiamo disegnare il volto, quindi facciamo gli occhi, il naso, la bocca, facciamo pure. Ed ecco realizzato un grazioso bimbo. Adesso facendo le stesse manovre e cambiando colore di palloncino possiamo fare anche una bimba, quindi un bimbo e una bimba. Questi due bimbi possiamo farli tenere per la loro manina. In che modo? Accostiamo le due palline in questa maniera e le giriamo tra di loro. Poi sistemiamo figura. E come possiamo vedere, abbiamo fatto dare la mano ai nostri bimbi, quindi penso che già questi siano molto graziosi. Adesso andremo a realizzare l'altro modello di bimbo, dove occorre un palloncino rosa, un palloncino tondo rosa e un palloncino bianco. Gonfiamo il palloncino rosa e lasciamo 6 dita di palloncino sgonfio. Facciamo il nodo. E adesso dobbiamo fare una bolla di 3 dita e poi una torsione ad orecchia, quindi pallina, accostiamo
tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Poi dobbiamo fare una bolla di quattro dita e poi ancora una torsione ad orecchia, quindi pallina, accostiamo, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. Poi dobbiamo fare una bolla di quattro dita e la leghiamo in questa torsione, quindi accostiamo e giriamo attorno alla torsione avvitando in questa maniera. Ok. Adesso dobbiamo fare due bolle di 5 dita, quindi prima bolla di 5 dita, seconda bolla, accostiamo sulla bolla che abbiamo fatto precedentemente, misuriamo, giriamo e dobbiamo legarla in questa torsione. Quindi accostiamo e giriamo legando. Ok. Adesso dobbiamo fare infine una bolla di tre dita e poi togliere il palloncino in eccesso facendo un nodo. Ok, questo possiamo tagliare. Tagliamo pure questo punto. Adesso dobbiamo gonfiare il palloncino bianco. E lasciamo anche 6 dita perché tanto non ci occorre tutto il palloncino. Facciamo il nodo. Adesso questo palloncino lo dobbiamo legare in una torsione ad orecchia, quindi legiamo in questa maniera. Avete visto? Adesso dobbiamo contornare questa bolla di 4 dita sotto in questa maniera. Accostiamo il palloncino in questa maniera. Arrivati dove c'è la torsione ad orecchia, schiacciamo e giriamo e leghiamo nella torsione ad orecchia, sempre girando ad avvitare. Ora lo stesso dobbiamo fare nell'altro lato della nostra scultura, quindi accostiamo, mandiamo un po' l'aria avanti e accostiamo sempre il palloncino bianco sotto la bolla di 4 dita rosa. Arrivati nella torsione ad orecchia, schiacciamo, giriamo e leghiamo. E leghiamo sempre ad avvitare in questa maniera. Ok, adesso leviamo il palloncino in eccesso, però dobbiamo lasciare il laccio lungo, quindi tagliamo in questo punto così possiamo recuperare il palloncino per fare che ci può servire per altre cose. Facciamo il nodo in questo laccio. E adesso dobbiamo portare il laccio a legarlo nella torsione ad orecchio opposta, in questa maniera, che poi ora vedremo a che serve. E lo anneghiamo tra le bolle. Sistemiamo la scultura. Ok, adesso dobbiamo fare la testa del nostro bimbo. Quindi gonfiamo il palloncino tondo, lo dimensioniamo al corpo, penso che così vada bene, giriamo e facciamo il nodo. Adesso entriamo il laccio tra le bolle e lo andiamo a legare nel laccio che abbiamo lasciato poc'anzi lungo, in questa maniera. Prendiamo il laccio. E come potete vedere abbiamo il laccio e facciamo un giro con il laccio del palloncino tondo. Ok. Adesso dobbiamo disegnare il volto del nostro bimbo. Come possiamo vedere, abbiamo realizzato un grazioso o bimbo o bimba. Quindi oggi abbiamo realizzato, anzi, voglio dire una cosa: se non avete i palloncini rosa, possiamo farlo anche tutto bianco. Quindi oggi abbiamo realizzato due bimbi che si tengono per la manina e una
un altro tipo di bimbo. Quindi adesso, dopo tutti questi bimbi, Totino vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo tutorial. Ciao!